Lance McDonald, youtuber ben noto tra i fan delle opere From Software, è recentemente tornato alla carica con tante nuove informazioni sul remake di Demon's Souls. Prima di scoprire nel dettaglio quanto rivelato via Twitter dal creator, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche. Così facendo, non perderete neanche una notizia su Demon's Souls e sulla next gen di Sony e Microsoft. McDonald afferma di aver visto in anteprima una demo del gioco a porte chiuse. Un antipasto preso dalla versione completa di Demon's Souls Remake, dal momento che, a suo dire, Bluepoint avrebbe completato lo sviluppo lo scorso 24 settembre. Il titolo sarebbe insomma entrato in fase Gold a partire da quella data, parecchio tempo prima del debutto fissato per il prossimo 19 novembre in concomitanza con il lancio di PlayStation 5. Secondo Lance McDonald, il codice di gioco di questo remake utilizzerebbe la stessa identica struttura dell'originale, con addirittura la medesima suddivisione dei file nelle cartelle. La fedeltà rispetto all'opera di From Software sarebbe dunque garantita al 100%, anche se i fan avranno comunque modo di sorprendersi davanti ad alcune interessanti novità. Lo youtuber sostiene di non sapere nulla riguardo a possibili livelli di difficoltà aggiuntivi, che arrivati a questo punto ritiene comunque poco probabili. A suo dire, però, ci sarà comunque spazio per qualche sorpresa. Bluepoint Games avrebbe infatti ripristinato alcuni contenuti che erano stati tagliati dall'edizione originale di Demon's Souls pubblicata nel 2009 su PlayStation 3. In particolare, le vetrate della cattedrale in cui si combatte contro il Fusa Idol presenterebbero su PlayStation 5 un disegno diverso, composto da tre enormi vetrate invece di una sola. Sulle due nuove vetrate sarebbero rappresentati due uomini senza capelli con barbe lunghe e tuniche chiare. Non dovrebbe figurare invece tra i contenuti di questo remake il vociferato livello dell'arcipietra dei giganti, ossia una delle zone tagliate durante lo sviluppo originario, scoperta nel tempo dai data miner. Tanti negli scorsi mesi avevano ipotizzato che la montagna innevata vista nel trailer di Demon's Souls Remake potesse essere un indizio dell'inclusione di questo scenario inedito. A quanto pare però la fortezza, i boss e le creature abbandonate da From Software all'epoca continueranno a rimanere nel limbo, con Bluepoint che non dovrebbe introdurre la fantomatica sesta arcipietra. McDonald ha in seguito cancellato l'ultimo messaggio relativo all'arcipietra dei giganti, sostenendo di non voler condividere informazioni che dovrebbero essere scoperte dai fan. E ora è venuto il vostro turno, diteci nell'area dedicata ai commenti cosa ne pensate delle novità emerse sul remake di Demon's Souls previsto al lancio di PlayStation 5.